Italiano. Invito l'ingegner Mottagliano a consegnare il premio all'ingegner Thomas. Ingegnere, le consiglio un premio per la sua bellissima attività di solidarietà e lo consegno in nome del nostro governatore Ferruccio Squarcia, che oggi non è potuto essere presente, e le facciamo i nostri complimenti affinché quest'opera debba continuare ad andare avanti e possa essere anzi il seme per iniziative similari che lei possa poter far nascere. Grazie per aver la sua opera. Ma ne ha cantato e divulgato in tutta la sua vita la civiltà, le gesta e i duri sacrifici. All'età di 11 anni perde il padre ed è costretto, nonostante una naturale attitudine agli studi, a interromperli alla terza media per andare a bottega. Giovane, vince un concorso nelle Ferrovie dello Stato, percorrendo nell'ambito del personale viaggiante le tappe di una carriera professionale fino alla qualifica di capotreno. Nel 1970 e nel 75 è eletto consigliere comunale di Termoli. In questo inedito ruolo affonde la sua intensa passione civile, mettendo in luce doti di amministratore fermo e rigoroso. Pensionato, può dedicarsi più ampiamente alle sue passioni intellettuali, la poesia dialettale, le tradizioni popolari e la ricerca storica. Frutto di questa sua attività sono nel 2001 il primo premio assoluto alla 16ª edizione del concorso nazionale Istonium e le raccolte di sonetti Retrat e A Giostra, pubblicate rispettivamente nel 2000 e 2002. Nel 2003 pubblica il saggio storico Paranze e Battelli a Termoli, il primo e finora unico studio organico sulla tradizione marinara della nostra città, la vita e l'arte marinaresca dei suoi pescatori. Altri suoi saggi sullo stesso tema sono apparsi in questi anni sui giornali locali e riviste specializzate di settore. A marzo di quest'anno esce per conto del comune Storie Termolesi, i fratelli Ruffini, rigorosa ricostruzione sulla vita e il sacrificio di due giovani eroi termolesi dell'ultima guerra. Di imminente pubblicazione, e questa è una notizia che Giovanni ci ha voluto dare in anteprima, sono una corposa raccolta di proverbi e detti popolari dialettali di Termoli e un saggio storico sulla rivolta popolare avvenuta, sempre a Termoli, nel dicembre del 1929 e che portò alla rimozione dell'allora podestà.
Dalle tradizioni popolari locali del dialetto del Molese altri temi dei suoi studi. Spesso scrive sui giornali locali e parla delle scuole cittadine e in convegni specializzati, oltre a collaborare da anni con l'Associazione Culturale e il gruppo folcloristico marinaro Aparanza. Giornalista pubblicista, dopo la gavetta nella redazione del Fischio, giornale dei ferrovieri di Alessandria negli anni 60, arricchisce la sua formazione più tardi a Termoli alla redazione del giornale La Scintilla. Alla fine degli anni 90 inizia la sua collaborazione a Il Quotidiano del Molise e contemporaneamente al periodico di settore Pesca in Mare. Dal 2002 al 2007 è redattore di Primo Numero IT, il giornale telematico più letto nella nostra regione, al quale continua tuttora a collaborare. Ultima importante notazione sulla biografia di Giovanni riguarda la sua famiglia. È sposato felicemente da 40 anni con la signora Ninetta, che gli ha regalato un figlio, Antonio, purtroppo non più in mezzo a noi da qualche anno. Auguri Giovanni. Caro Giovanni, noi ci siamo visti quando ti abbiamo partecipato alla nostra intenzione e volontà a questo piccolo segno di riconoscimento alla tua persona. Ti ringrazio per tutto quello che tu hai fatto in questi anni, perché rimane nel tempo a disposizione di tutti. Il nostro club ha voluto ricordare questo momento con una medaglia e una pergamena che, se lo riterrai opportuno, la metterai in mostra insieme agli altri premi che hai ricevuto e riconoscimenti. Grazie. Per questo attestato di stima nei miei riguardi, attestato assolutamente non atteso da me e credo proprio per questo maggiormente gradito. Vorrei approfittare di questa circostanza e anche della vostra cortesia per confidarvi, come si fa con gli amici, una mia ambizione. Chi è che non ne ha, ma che è comune questa a tutti coloro che fanno, si dedicano alle cose che sono state appena ricordate dall'amico Russo. L'ambizione è quella che il frutto di questo lavoro sia in qualche modo utile a qualcuno, e in particolare ai giovani di Termoli, ai quali è detto.